professionisti, amatori, dilettanti. Ecco. Non c'è una bella differenza, sono cose un po' diverse. E ce lo spiegherà tutto adesso. E poi la differenza che c'è tra tombaroni e archeogezisti. Tombaroni e urgenza e archeogezisti, voglio un bel racconto. Tombaroni e archeogezisti. Sono mie invenzioni queste qui. Ma lei è anche un sociologo allora, è anche un sociologo. Amici, noi Voi Web TV siamo qui stasera, siamo venuti alla Chiesa Argentina, Don Fernando ci ha invitato per vedere questo concerto che è l'Archeo Jazz, vero? Archeo Jazz, sì, sono incontri di Archeo Jazz. Allora, salgo qui i gradini perché sono più bassa, sì. Il maestro ci può dire in cosa consiste l'incontro di Archeo Jazz? Allora, gli incontri di Archeo Jazz sono incontri per ripromuovere il jazz di una volta, sì. Che non è il jazz moderno, quello che adesso chiamiamo jazz moderno, ma è il jazz che in tutto il mondo si chiama tradizionale, sì. E io l'ho chiamato archeo jazz perché è ancora più, non è solo il Dixieland dove si sente quando si sente Armstrong, queste cose qui, no, ma legato alle, proprio alle antiche origini, New Orleans, eccetera. Per questo nome archeo, sì. Mi chiedevo, quindi sì, andare alle origini proprio. Alle origini, perfetto. È molto molto bello, una definizione inventata da lei, immagino. Sì, mia. E stasera qual è il programma? Adesso voglio farò sentire. Parlerò del, un pochettino del jazz antico, sì. La differenza del jazz antico, parlerò anche su questo e poi parlerò del blues, del ragtime. Dal jazz bianco, quindi quello, sì. Che dovevamo prima, e poi lo stride piano che succede dopo il ragtime, uno stile, uno sviluppo del ragtime, e poi il primo stile swing. I concerti che faremo con i gruppi saranno dal New Orleans antico più Dixieland, e poi faremo anche un concerto in quartetto swing stile degli anni 40, quindi bene, dagli anni 20 agli anni 40. Sì, faremo qui. Grazie. E quindi amici, buona visione. Adesso andiamo a sentire il maestro. Martedì, io lo accendo italiano, ma la parola bravissima in spagnolo, sì? Significa cosa diversa. Che significa? Significa che se qualcuno è bravo è coraggioso.